Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi ripropongo un format del quale siete molto appassionati, che è quello delle analisi gameplay. Ho aspettato un pochettino prima di portarvelo di nuovo perché ci sono state ormai 2 settimane fa le qualifiche della eChampions League e da lì ne sono usciti veramente tanti, tanti, tanti di match entusiasmanti. Ma come potevo non portarvi la partita che c'è stata tra Obrun e Anders, quindi praticamente uno dei dominatori della scena competitiva non solo italiana ma mondiale, ovvero Obrun dell'anno scorso, e Anders alla sua prima stagione competitiva ufficiale, visto che ha compiuto finalmente 16 anni e può competere. Vi assicuro che è stato veramente uno scontro pirotecnico da rimanere incollati fino alla fine. Andiamo subito a vedere com'è andata la partita. Innanzitutto, per contestualizzare, vi ricordo che tutti i match competitivi vengono giocati al meglio delle due, quindi andata e ritorno, chiaramente senza distinzione tra gol fatti in casa o in trasferta. E come potete vedere dal risultato che c'è tra parentesi sotto il risultato di questa partita qua, vi è uno 0-0, quindi una novità assoluta ed incredibile su FIFA 23 che una partita tra pro player finisca 0-0, specie quando si vanno a sfidare due pro player forti offensivamente come Obrun e Anders. Quindi praticamente entrambi arrivano a giocarsi questi 90 minuti dove si va a decidere chi andava sul punteggio di 4-0, ovvero 4 partite vinte e 0 sconfitte, che ti avrebbe poi spalancato le porte ad un percorso molto più agevole fino alla qualifica. Spoiler, alla fine sia Obrun che Anders al termine del torneo strapperanno il pass per la fase successiva di Londra. Partita che inizia con Anders che attacca da destra verso sinistra in maglia bianca, quindi kick off per il piccolo danese. Qui una lettura difensiva errata di Obrun che esce due volte un po' a vuoto e Anders non si fa ripetere due volte e va a buttare dentro con Kylian Mbappé la rete dell'1-0. Poi come suo classico ci regala anche questa esultanza di clown fiesta meravigliosa. Minuto 15, Franco si fa vedere in zona offensiva qui con questa bellissima ragnatela di passaggi, va a fare un colpo di tacco illuminante verso Mbappé, però ci arriva il portiere di Anders a dire di no. Calcio d'angolo conseguente con Messi alla battuta, Lucio solissimo stacca in mezzo all'area di rigore, ma Van der Sar ancora una volta si oppone e respinge la minaccia. Stavolta calcio d'angolo dall'altro lato, alla battuta ci fa Ginola col mancino, palla dentro allontanata dalla difesa di Anders con Messi poi che si fa soffiare il pallone. Sul contropiede seguente ancora Anders, qui potete vedere Franco che tira un po' troppo avanti il terzino con il raddoppio mentre sta tenendo il DC, che in realtà non marca nessuno. Lui forse con il DC qui voleva andare a chiudere quell'inserimento di Neymar, però poi passa su Capdevila, come potete vedere dagli indicatori, e non riesce a chiudere questa linea di passaggio. Quindi Anders vede questo corridoio, bravissimo poi a spostarsi la palla sul tiro di esterno, perché altrimenti con il tiro ad incrociare Van der Sar sarebbe intervenuto molto probabilmente, e invece con questa giocata qua va a siglare il 2-0 dopo essere scampato al gol del pari su quella doppia occasione dove Franco era stato molto molto bravo e sfortunato. Qui minuto 26, ancora una giocata di Anders che sulla fascia libera questo Neymar che sta facendo veramente quello che vuole. Lettura difensiva ottima qui in questo frangente di Obrun, che guardate come posiziona Lucio sulla linea di passaggio per tutti quelli che possono essere gli eventuali ricevitori di palla all'interno dell'area di rigore, visto che c'è Capdevila che tiene tutti in campo. Va a selezionare poi l'altro difensore all'interno dell'area di rigore, però qui Lucio pensa ottimamente di andare ad aprire le gambe, quindi questo pallone filtra e c'è Marchisio sul secondo palo liberissimo che va a siglare la rete del 3-0. Adesso voi provatevi a mettere nei panni di Obrun, siete più o meno al 30esimo, quindi andato via già un terzo di gara, vi ritrovate sotto 3-0 contro quello che è definito da tutti come il super favorito per la vittoria di quasi tutti i tornei di quest'anno, un fenomeno assoluto, e devi recuperare questo match. Penso che il 99,9% dei player, ma anche di livello pro, quindi parliamo di fenomeni, non vi dico che avrebbero tirato i remi in barca, però insomma avrebbero in attimino magari buttato giù il boccone e iniziato a pensare alla partita dopo. Invece Franco si rimbocca le maniche, qualche aggiustamento tattico, fatemi sapere se poi volete il modulo che ha utilizzato per la rimonta, perché volevo portarvi le tattiche e le istruzioni su YouTube, penso domani,
quando vedrete questo video, il giorno dopo dovrebbe uscire anche quello delle tattiche. Minuto 54, quindi siamo già nella ripresa, tra virgolette anche inoltrata. Subito si fa vedere qui Åbrun con Messi che si porta un po' a spasso Yaya Touré, la palla all'indietro verso il centrocampista e poi questo scambio bellissimo tra Marchisio e Ginola che va a siglare la rete del 3-1. Qui Anders subito risponde con questa giocata con Ronaldo il fenomeno che incrocia ma non riesce a trovare la via della rete. Poi un piccolo blackout in fase di disimpegno da parte di Åbrun che rischiava di combinare la frittata e invece riesce a salvarsi perché Anders non è reattivo nello scaricare in rete lì a porta vuota. Palla dentro di Alouayran per Ginola ancora una volta, bellissimo il movimento qui con quella finta di tiro che si fa L2 più finta di tiro per Ginola che sul primo palo trova la rete del 3-2. Minuto 73, questo per me è il crocevia della partita perché Anders qua coglie in contropiede Franco che aveva perso una brutta palla lì davanti, con Mbappé serve Alouayran, è molto bravo ad arrivare davanti la porta, rallentare per prendere la mira, scaricare un timed verde, ma qui Van der Sar è provvidenziale nell'andare a sventare la minaccia. Dal calcio d'angolo c'è un nulla di fatto e allora può ripartire qui Åbrun con questa ragnatela di passaggi, vede l'inserimento di Mbappé, la palla arriva super freddo Åbrun nell'andare a scegliere il palo dove il portiere non si era andato a spostare e mettere dentro il 3-3. Minuto 86, guardate come si va ad aprire però qui la difesa di Åbrun che cerca il recupero disperato con Lucio. Mbappé vede ottimamente arrivare Neymar davanti la porta e qui vi faccio un sondaggio, la palla entra o non entra? La palla non entra perché Van der Sar fa un miracolo spostato dal buon Åbrun e poi ancora una volta nonostante il timed verde da dentro l'area piccola Åbrun riesce a salvarsi e portare questa partita ai supplementari, quindi era stato un po' più sfortunato nel primo tempo ma sicuramente fortunato su queste ultime due occasioni dove Anders ha rischiato di riportarsi in vantaggio. Primo tempo supplementare, minuto 103, con la palla che dal fenomeno va nei piedi di Mbappé, poi con calma Perisic apre tutto nella zona di Alouayran, bellissimo il passaggio di prima, bellissimo lo scarico per R9 e poi il doppio passo al contrario di Kylian Mbappé che trova la rete del 4-3. Ma occhio al kickoff perché al 106esimo Anders sfrutta questo rimpallino, arriva ancora una volta davanti la porta, sinistro di Alouayran che si infrange sul palo. Qui sfortunato il danese, bisogna dire, probabilmente avrebbe meritato la rete, però era stato fortunato sul rimpallo da kickoff. Minuto 111, situazione offensiva per Åbrun che gestisce con Alouayran, palla per Neymar, tutto solo il primo palo, Van der Sar non può nulla e arriva la rete addirittura del 5-3. Manca ormai nulla, qui ultimo assalto di Anders giusto per ridurre il passivo, ma Van der Sar butta fuori il pallone e Åbrun si porta a casa una partita pazzesca che sembrava già persa. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita e soprattutto se volete altri video di questo tipo che con il divenire delle qualifiche cercherò di portare in maniera un po' più frequente, così vi faccio vedere un po' come giocano i pro a livello molto molto alto. In descrizione vi ricordo tutti i link e la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, Antonio Liberoschi, ciao!